siamo qua oggi di fronte ad uno dei più grossi stabilimenti della Pfizer per dire che è criminale fare profitto sulla salute. Siamo qua per dire che le case farmaceutiche, dopo aver avuto ingenti fondi pubblici, miliardi per la ricerca, per lo sviluppo dei vaccini, ora si tengono la proprietà intellettuale dei brevetti per farsi profitto. La Pfizer vende a 15,50 euro cose ogni vaccino per farsi profitto e lucrare. Siamo qua per dire che tutto questo è inaccettabile, soprattutto in mezzo a una pandemia che ha già ucciso oltre 2 milioni di persone nel mondo. Le case farmaceutiche sono pronte a spartirsi in 2 anni 20 miliardi. Tutto questo è inaccettabile. Noi pensiamo che la ricerca scientifica in materia di salute pubblica debba essere pubblica. E un esempio è possibile, come Cuba, che sta sperimentando un vaccino pubblico. Non è più possibile delegare la ricerca scientifica a questi colossi criminali che vogliono unicamente fare profitto. Siamo qua anche per dire che i brevetti sui vaccini e sui medicinali per il coronavirus vanno immediatamente espropriati e utilizzati per la produzione su larga scala dei vaccini in tempi rapidi da distribuire a prezzo di costo. Solo questa è la strada percorribile per tutelare veramente la salute collettiva. Questo è quello che dobbiamo fare. Per questo siamo qua oggi e per questo continueremo a mobilitarci nei prossimi giorni.